Bentrovati, buongiorno, siamo in diretta come ogni sabato e voglio dare subito il bentrovato a Fra Ezio, pace bene. Pace bene a voi tutti, pace bene a te Leo. Allora Fra Ezio, oggi siamo nel contesto della novena in preparazione alla solennità dell'Immacolata Concezione di Maria. Tratteremo di tre figure che hanno, ecco, come tema di base, potremmo chiamarlo così, proprio il rapporto con la Beata Vergine Maria. Noi però vogliamo partire da parecchio tempo fa, vero? Chiaro, perché chiaro. Vogliamo subito introdurre il nostro ospite che è Fra Antonio Tartaglia, vediamo se lo riusciamo a vedere inquadrato nell'Edwall oppure eccolo qui. Buongiorno Fra Antonio, ben trovato. Buongiorno, pace e bene a tutti. E con Fra Antonio parleremo della prima figura di quest'oggi che è Padre Matteo Dagnone. Lo abbiamo fatto in occasione della solennità di Tutti i Santi, oggi lo vogliamo riproporre nella veste mariana. Ecco, partiamo da questo tipo di considerazione, però prima come sempre facciamo un brevissimo riassunto della sua vita e poi insieme a Fra Antonio Tartaglia, che è collaboratore della causa di beatificazione e canonizzazione di Padre Matteo, affronteremo proprio la tematica mariana in questa figura importante. Ascoltiamo il servizio sulla vita di Padre Matteo. Il servo di Dio Matteo Lolli nacque ad Agnone, attuale provincia di Isernia, nell'anno 1536 da una famiglia benestante. Incoraggiato da un suo conterraneo, frequentò i frati cappuccini, tra i quali finalmente diede inizio all'anno di noviziato. In questo periodo morirono i suoi genitori e dovette interrompere il noviziato per le insistenze delle sorelle che lo avrebbero voluto alla guida della famiglia. Ciò, anziché costringerlo a rinunciare alla sua vocazione, lo corroborò ancora di più e ritornò al noviziato per poter completare quella prova. Dopodiché fu mandato a Bologna, dove studiò teologia e fu ordinato sacerdote il 19 agosto 1592. Nello stesso anno, il 6 dicembre, ricevette la facoltà di predicare. Frutto della sua intensa e fruttuosa attività apostolica è il Fasciculus Mirre, l'unico suo scritto pervenuto, dove si raccolgono gli appunti delle prediche e si può valutare il suo pensiero teologico. Occupò anche cariche rilevanti nel governo della sua provincia religiosa, essendo apprezzato non solo come predicatore, ma anche come uomo di governo, saggio e prudente, ottenendo la stima dei confratelli, che lo accompagnò fino alla sua morte, avvenuta nel convento di Serra Capriola il 31 ottobre 1616. Eccoci allora Fra Antonio, riprendiamo un pochettino questa immagine, ben ritrovato a te, pace bene Antonio. Grazie. Riprendiamo un pochettino l'immagine di Padre Matteo e lo facciamo con quell'immagine che ci siamo lasciati la scorsa volta, no? Quel dito che indica la madre Maria, no? Siamo nella, diceva sì. Bene Leo, siamo nella novena all'Immacolata Concezione, no? Ed è giusto che facciamo bene memoria anche di un uomo che ha amato tanto la Madonna, appunto. Ti chiederei a questo punto, Antonio, nello sviscerarci un pochettino quello che era il pensiero, diciamo, di Matteo, proprio partendo da quell'espressione per cui mi piacerebbe vedere, no? Lui diceva, Cristo e la madre non possono essere divisi tra di loro. Quindi penso che questo sia un incipit che dobbiamo dare subito anche per capire bene la vocazione di Matteo. Sì, certo, è hai citato praticamente uno dei punti che padre Matteo scriveva in favore del dogma dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, perché lui, diciamo così, insieme a tutti gli altri teologi, anche mettendosi nel filone della scolastica del XV secolo e poi negli anni, nei tempi seguenti, lui ripropone quello che è il tema dell'Assunzione della Vergine Maria. Ovviamente un tema che poi è stato, diciamo così, concluso e definito con, diciamo, la Costituzione Apostolica del 1950 di Pio XII, la Munificentissimus Deus. Ovviamente questo è per quanto riguarda l'Assunzione. Riuscite a sentirmi? Sì, ti sentiamo bene, Antonio. Chiedo scusa, no, siccome avevo avuto un piccolo problema sul computer, chiedo scusa. In ogni caso, diciamo che padre Matteo, in tutte le sue predicazioni, come grande predicatore, è ovviamente secondo quello che veniva anche richiesto dalla Chiesa in quel periodo, ricordiamo sempre che c'era stato il Concilio di Trento, e si ripropone la figura e la regalità di Cristo, è ovvio che padre Matteo pone anche la Vergine Maria. Ecco, vediamo, scusami Fra Antonio, stiamo vedendo in onda ora l'immagine di cui faceva prima riferimento Fra Ezio. Eccola qui.
Col dito che inquadra Maria, perché giustamente nell'economia, non economia nel senso, economia in senso teologico, come sappiamo bene, no? Della Chiesa, quindi dei cristiani, per la salute dei cristiani spirituale, necessaria è la Vergine Maria. E non può essere separato, sempre come ben diceva Ezio, in uno dei temi che Padre Matteo riportava per, come diciamo, avvalorare la tesi dell'assunzione della Vergine Maria, non si può separare la madre dal figlio, come non si può separare, diceva, lo sposo dalla sposa, e in questo caso riprendiamo anche lo sposo è Cristo, la sposa è la Vergine Maria, ma è anche la Chiesa che è madre, maestra, che è sposa di Cristo, mistico sposo. Quindi questi erano un po' i temi. Ma soprattutto va bene per il suo esempio, l'esempio che Maria dà. E siccome tutta la predicazione di Padre Matteo, diciamo, sulla Vergine Maria, ruota intorno a due poli: l'incarnazione, quindi la disponibilità che Maria ha verso Dio e verso il suo progetto, quindi l'apertura di Maria verso Dio, e la sua assunzione in cielo, quindi la beatitudine eterna, che è un po', Padre Matteo dice, l'inverso. È l'apertura che Dio ha verso la Vergine Maria, la disponibilità che Dio ha verso la Vergine Maria. Ecco, Fra Antonio, allora a proposito di quella predicazione di cui parlavi tu di Padre Matteo, vorrei riprendere un breve spunto dalla sua appunto opera di predicazione. Dice: felice chi è devoto di Maria, non avrà mai notte, salendo questo sole per non tramontare giammai. Felice anima che sarai percossa da questi divini raggi ed eterni splendori. Ti sentirai rinnovare la mente, nutrire i santi pensieri, accrescere i meriti, fecondare le virtù, ammirare tutto quello che per grazia vive nella tua anima. Abbiamo detto che Padre Matteo Dagnone è stato precursore anche di tanti pronunciamenti teologici su Maria. Parliamo di una figura vissuta nel XVI secolo. Sì, ripeto, siamo nel XVI secolo e nel 1950 invece viene, quindi molti secoli dopo, certo, viene definito il dogma da Pio XII. È proprio la felice è l'uomo che appunto incarna la volontà di Dio e che quindi è ovvio che Dio si apre poi all'uomo. Ecco perché potremmo dire che l'intero percorso dell'umanità, della Chiesa, della comunità cristiana, del cristiano dovrebbe ruotare, come la pensa Padre Matteo, su questi due poli: aprirsi a Dio per far sì che, che Dio si apra, ma non perché c'è una condizione, per carità di Dio, ma perché è ovvio che l'uomo, aprendosi al progetto di Dio, come lo ha fatto Maria, che è stata umile, quindi terra feconda che ha fruttificato, ma frutti che poi ovviamente vanno per il beneficio di tutti. Un cappuccino, quindi, Antonio, potremmo dire, anche con la corona in mano, potremmo dire così. E permettimi anche di riprendere quello che dicevi per quanto riguarda l'assunzione. Leggevo stamattina, prima di venire qui in studio, no? Quasi come se ci fosse un'attesa, mi guardavo Padre Matteo che stesse come con un fremito interiore attendendo quel sì di Maria. Sì. È stato veramente così bello anche leggere quel passo dove lui dice appunto che Maria è la farina, quindi Gesù risulta essere il lievito di questa farina. E come dire, questo fremito è espressione di un amore a Maria sicuramente, che dici? Certamente, certamente, non solo tu hai citato questo, ma anche un'altra cosa che lui dice, la tunica di Cristo praticamente, perché anzi usa proprio in una citazione, dice: Dio ha chiesto in prestito, ha chiesto chiedendo la collaborazione di Maria al suo progetto, è come se le chiedesse in prestito la lana e le mani per tessere questa tunica che è la tunica di Cristo, quindi per renderlo di carne. E Padre Matteo era pienamente innamorato quindi della Vergine Maria, in un'altra che non è una sua omelia, ma sappiamo nella sua storia che lui circondava di grande devozione una specie di oratorietto che aveva in camera sua, dove c'era Gesù e la Vergine Maria, e lui non avrebbe mai voluto abbandonare la sua stanza pur di stare in questo, diciamo, in questa sorta di angolo di paradiso che si era ricreato. Ma come sappiamo bene, la predicazione, lo studio, l'insegnamento lo portava sempre fuori, come è giusto che sia, insomma, nell'apostolato proprio specifico di noi cappuccini.
Ecco, Frantonio, la teologia ci insegna e vede nell'immagine di Maria tante immagini. Tu stamattina ce n'hai detta qualcuna, quella ecco, della madre, ma anche altre. E io vorrei, visto che siamo quasi in chiusura, leggere un altro piccolo pezzo di un sermone di padre Matteo Dagnone, dove dice: «O beata casa dove il padre di famiglia sarà Dio, la madre la Vergine gloriosa, i figli saremo noi, non vi saranno servi, ma tutti figli, figlioli». Ecco, mi pare molto attuale, molto interessante questo tipo di approccio, potremmo chiamarlo così, alla figura di Maria, visto anche quello che dice Papa Francesco alla luce diciamo dell'Amoris Laetitia, ma di tutti gli altri pronunciamenti sulla famiglia. Certo, ma è ovvio che uno poi le prende sempre, questi sono temi che vengono presi a, come quando si butta un sasso nello stagno, ci sono i vari cerchi concentrici, quindi si parte da una figura che è quella appunto della Chiesa, di cui Maria è la prefigurazione, è la sposa, è la madre dei figli e tutto il resto, ma poi per ricaduta viene su tutti quanti noi, è un po' è quello che ci chiede Papa Francesco, l'essere famiglia, anche il momento presente in cui stiamo vivendo questa sinodalità, una famiglia non è che cammina ciascuna per fatti suoi, cammina tutti insieme, decide tutti insieme, gioisce insieme come piange insieme o ritrova i suoi equilibri insieme. La Vergine Maria è proprio diciamo, la madre che riesce sempre a mettere, a collegare i figli con il padre. Una delle motivazioni, una delle prime motivazioni che padre Matteo dava anche sempre sull'Assunzione e che riprende un po' questo tema del collegamento tra noi figli con il padre, è che se Cristo è il capo della Chiesa, quindi di questa comunità, lui diceva Maria ne è il collo, riprendendo un po' il cantico dei cantici. E il collo è la parte più vicina al capo, ma è anche quella parte che collega il capo con tutto il resto del corpo, quindi il nutrimento, le cose. Quindi l'importanza della Vergine è proprio questo, ed è l'importanza che le nostre madri hanno nelle famiglie nostre, l'importanza che la Chiesa come madre e maestra deve avere nella vita di ogni credente. A me, Fra Ezio, piace molto questi collegamenti che non sono forzati, cioè sono naturali, vengono naturali. Nonostante stiamo parlando di una figura ecco, che è vissuta in età molto 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 lontana da noi. E il bello anche diciamo della santità è che è ritrovarla sempre attuale nonostante passino sempre tanti anni. Allora noi ringraziamo Fra Antonio ancora una volta per essere stato con noi. L'altra volta abbiamo parlato di misericordia, oggi abbiamo voluto aprire un'altra finestra. In futuro chissà, magari parleremo dell'unità dei cristiani e vedremo se anche padre Matteo ha qualcosa da dirci a proposito, ecco, visto certo. Che ci avviciniamo poi al mese di gennaio con tutte le celebrazioni. E dunque è molto importante. Allora grazie Frantonio. Grazie Frantonio. Grazie a voi, è stato un piacere come sempre. Grazie. Grazie, pace e bene. Un abbraccio a tutti, pace grazie, e bene. Grazie ancora. Linea alla regia. Eccoci, rientriamo in studio. Allora Fra Ezio, come dicevamo all'inizio della nostra trasmissione, oggi siamo nel contesto della novena in preparazione all'Immacolata Concezione appunto della Beata Vergine Maria, abbiamo parlato di questa figura bella, importante, sconosciuta purtroppo, stiamo provando anche a farla conoscere ancora di più, quella di padre Matteo Dagnone. E ora dalla spiritualità ecco, propria di padre Matteo passiamo ad una persona che ha avuto nel suo nome proprio, ecco, potremmo dire, il nome stesso di Maria, perché padre Mariano da Torino, ecco, stiamo vedendo nel nostro schermo una sua immagine, è una persona che probabilmente qualcuno di più anziano potrebbe ricordarlo, perché è stato il primo frate minore cappuccino ad andare in televisione. Io non so se tu lo ricordi o l'hai visto qualche immagine, insomma. Ho avuto solo l'occasione di guardare ancora attualmente su YouTube qualche video a riguardo. È stato il primo a portare Gesù in TV, si dice di questo di lui. E forse è meglio vedere la clip così conosciamo anche la sua storia. Ecco. Allora io sì, infatti vediamo la clip sulla vita di padre Mariano da Torino e poi ritorniamo in studio per parlare di questa figura davvero importante. Padre Mariano nasce a Torino il 22 maggio 1906. Dopo la frequentazione scolastica si iscrisse alla facoltà di lettere, dove fu allievo di Gaetano De Sanctis.
Si laureò in lettere all'Università degli Studi di Torino nel 1927, a 21 anni, e subito nel 1928 vinse il concorso per l'abilitazione all'insegnamento, tanto da essere il più giovane professore di lettere greche e latine d'Italia. Dopo aver insegnato, divenne membro dell'Azione Cattolica Giovanile, dal 1917 al 1940, anno nel quale entrò nell'ordine dei frati minori cappuccini nel convento di Fiuggi, assumendo proprio il nome di Padre Mariano. Il 12 gennaio 1942 emise i voti semplici, il 29 luglio 1945 ricevette l'ordinazione presbiterale. Eletto definitore nel capitolo del 3 luglio 1952, iniziò la sua opera evangelizzatrice ed educativa nel 1949. Dopo le sue prime trasmissioni radiofoniche, divenne popolare in televisione nel 1955 con Sguardi sul mondo, rubrica religiosa che in seguito cambiò nome per diventare La posta di Padre Mariano, programma che lo fece conoscere e amare dal grande pubblico. Morì il 27 marzo 1972 e venne tumulato nella chiesa di Santa Maria Immacolata a Via Veneto dei Padri Cappuccini a Roma. La sua fama ha spinto la Chiesa ad avviare l'iter di beatificazione. Papa Benedetto XVI ha firmato il 15 marzo 2008 il decreto che riconosce le virtù eroiche. E allora siamo in attesa di collegarci con il nostro ospite che ci aiuterà a capire un po' meglio la spiritualità di Padre Mariano da Torino. Dicevamo fra Ezio nel frattempo che è stato il primo frate minore cappuccino in TV, il primo che ha portato, come hai detto ha tu, Gesù nella televisione, nella casa di tutti gli italiani. Aveva una grande capacità, guardando anche questi piccoli video, e penso che molti che ci stanno seguendo sicuramente avranno visto le prime trasmissioni, che lui aveva il martedì sera era dedicato a quest'uomo con la barba, il martedì della barba diremmo, e lui spezzava la parola di Dio, la spezzava in una maniera così semplice che poteva arrivare a tutti. Quindi penso che su questo sia un pregio, perché comunque si inizia anche attraverso i mezzi di comunicazione a diffondere non soltanto il nome di Gesù, ma la sua parola stessa. Insomma, e allora, un rivoluzionario diremmo. Esatto. Rimbalziamo questa domanda al nostro ospite, Padre Rinaldo Cordovani, che è collegato con noi telefonicamente, credo. Buongiorno Padre Rinaldo, pace e bene. Buongiorno, pace bene. Eccoci, allora, dunque, insieme a Fra Ezio in studio ci stavamo interrogando su da dove viene questo carisma di Padre Mariano da Torino, questo entrare nelle case degli italiani e portare Gesù così in punta di piedi in maniera molto semplice. Ma nella vita del Padre Mariano si nota che l'esigenza della comunicazione è nata con lui, è connessa direttamente alla sua personalità, perché fin da bambino lui recitava, ecco, a Stresa, lui quando andava dai nonni a Stresa durante l'estate, rappresentavano allora il celebre piccolo parigino, lui faceva la parte principale. Così anche a 19 anni al circo dell'Immacolata di Torino lui ha composto una commedia, quando, e lui l'ha rappresentato il protagonista per tante volte, a quando una legge che pulisca la bestemmia, vorrei dire, no? È arrivato come professore anche a far recitare ai suoi alunni i brani dei classici di lingua originale, cioè in greco e in latino. Così da religioso lui ha rappresentato anche una sua sceneggiata su Romessi Sposi, e poi quando è stato incaricato di preparare i giovani sacerdoti cappuccini per le missioni popolari, lui ha introdotto la predica mediante le proiezioni di diapositive e ha allenato loro anche a fare questo. Ecco, è rimasto celebre una sua missione a Terracina nel 1948, quando rappresentò in piazza del comune il mistero della Vergine. Per due ore in quella piazza non si sentiva un alito
di respiro, perché tutti presi da questa proiezione di diapositive supportate anche da una base musicale, naturalmente, che allora si faceva mediante il grabofono, certamente. Ecco, poi la sua esperienza la della TV, nella RAI, nella Radio Vaticana, prima poi nella RAI, no? Questa è un po' tutta la sua preparazione, che poi arriva il momento della richiesta di fare il commento alla messa nella notte di Natale da Campidoglio, la Santa Maria Racine, 1953. Ecco, lì si è visto veramente che era preparato per essere un volto televisivo, una voce televisiva e anche un minimo di tecnica per la televisione. Padre Rinaldo, ci troviamo anche nel pieno della novena dell'Immacolata Concezione. Prima parlavamo di padre Matteo Dagnone, un'altra figura, anche di padre Mariano. Potremmo dire qualcosa? Perché proprio sceglie il nome di Mariano? Ecco, lui lo spiega anche, no? Nella sua autobiografia, che gli fu chiesto di scrivere, ha scritto: ho preso il nome Mariano per onorare almeno così colei cui tanto devo. Penso con gioia che ogni volta che fanno il mio povero nome risuona qualcosa di lei. E ha attribuito all'intervento dell'Immacolata ogni situazione della sua vita, in particolare la sua decisione di essere religioso tra i cappuccini. Racconta anche sempre della sua autobiografia che, attraversando una grande piazza, intesi come una mano che mi spingeva a tornare indietro. Sapete qual è questa piazza? Questa piazza è Piazza Barberini di Roma, dove sta il convento dei Cappuccini. Tornato indietro, lì c'era la prima chiesa a Roma dedicata all'Immacolata, dove poi è sempre vissuto. Chiama Maria la madre della mia anima. Allora, padre Rinaldo, io vorrei leggere una frase insieme ai nostri amici di padre Mariano. Dice: è più facile morire fucilati o decapitati per un'idea che vivere 20-30 anni per questa idea senza mai tradirla. Ecco, l'idea di padre Mariano, la sua vita stessa, potremmo dire, era proprio Gesù Cristo, erano Maria anche, visto quello che abbiamo ascoltato finora. Ecco, quello che voglio chiederle, perché è così importante questa componente che poi abbiamo visto lui ha davvero portato nelle case di tutti gli italiani con le sue trasmissioni televisive? Ma credo che il primo incontro che lui ha avuto con Gesù di Nazareth è con la zia, amatissima zia Costanza, che l'ha educata, no? Lo portò in chiesa. Si fermò a zia con lui bambino davanti al crocifisso e disse: senti Paolo, Paolo è il nome di battesimo di padre Mariano, ma Paolo Rosenda, senti Paolo, lo vedi Gesù? Gesù che è morto per i nostri peccati. Il bambino si rivolge dicendo: zia, non sapevo nemmeno che Gesù era malato. E questo l'ha portato sempre con sé, questo Gesù, nella vita, soprattutto da professore, in cui lui ha voluto portare avanti il suo discorso di Gesù, centro della storia, prima e dopo Cristo, Gesù centro della storia. E ha scritto da giovane professore del 37 questa frase: oggi sono di moda le sigle e le abbreviazioni. Si teme di perdere tempo nello scrivere e pronunciare per esteso i nomi. La sigla avanti Cristo, dopo Cristo, cioè ACDC, è sacra. Significa il tempo trascorso avanti Cristo e dopo Cristo. Ad aggiungere, quando pronunciate quell'avanti Cristo e quel dopo Cristo, date alla vostra voce
un po' di dolcezza, pronunciati con un po' di rispetto e di conoscenza, con amore, quel nome tre volte santo. Per questo lui scrisse anche dei commenti ai classici latini, Orazio in particolare, per far vedere come Cristo è il centro della storia. E poi, naturalmente, l'ultima sua invenzione in TV fu la rubrica Chi è Gesù, preparata con estremo rigore anche di ricerca in un suo viaggio in Palestina. Molto interessante la vita di Padre Mariano Fraezio, che questa mattina abbiamo provato, ecco, a descrivere in pochi minuti con Fra Rinaldo Cordovani, che ringraziamo per essere stato con noi e ovviamente ci auguriamo che anche in futuro potremo riaprire come sempre una finestra in maniera da essere anche ancora più precisi su questa figura davvero molto molto importante. Grazie Fra Rinaldo per essere stato con noi. Grazie a voi, pace bene. Pace bene. Pace bene. Linea alla regia per un breve spazio pubblicitario. Eccoci insieme per l'ultima parte del nostro programma e come al solito vogliamo parlare di santità al giovanile con una figura legata in maniera strettissima alla croce. Ascoltiamo insieme. Nicola D'Onofrio, per tutti Nicolino, nasce a Villa Magna in provincia di Chieti il 24 marzo 1943. In tenera età Nicola incontra provvidenzialmente uno studente camigliano e resta affascinato dalla croce rossa che contraddistingue il suo abito. Questo incontro non genera in lui l'entusiasmo del momento, ma il desiderio di Dio che lo chiama alla sua sequela tra i ministri degli infermi. I suoi genitori, di fede granitica, inizialmente non sono accondiscendenti con lui e solo dopo diverse insistenze del figlio assecondano il suo desiderio di entrare in seminario. Egli non ha solo il desiderio di diventare camigliano, ma soprattutto quello di diventare santo in questo percorso di vita. All'età di 19 anni si presentano i primi sintomi del tumore. Egli non perde la gioia di vivere, il suo sorriso e la sua fede, seppur provata, non viene mai meno. Nicola è tanto forte e lucido nella malattia da essere lui, colui che incoraggia gli altri. Per obbedienza va pellegrino a Lourdes e a Lisieux per chiedere il miracolo come vogliono i superiori, avvertendo però che non chiederà la guarigione ma che possa compiere in pieno la volontà di Dio. Ed è proprio questa la grazia che ottiene, tornando a casa con un polmone ormai intaccato dalle metastasi del cancro che sta demolendo tutto il suo fisico. L'unico dispiacere è di non poter raggiungere il sacerdozio ed il veder così spegnersi le sue tante speranze di servire i fratelli. Ma offre tutto perché quella sua sofferenza possa raggiungere chi è lontano da Dio, chi ha bisogno di aiuto spirituale. Il 10 maggio 1964 emette i voti perpetui. Si spegne un mese dopo, il 12 giugno, lucido e orante fino alla fine. Dicevamo della croce, quella croce che era sul petto del venerabile Nicola D'Onofrio e che è sul petto del nostro ospite, Walter Vinci, postulatore dei Camigliani. Bentrovato, buongiorno. Buongiorno, bentrovati. Grazie per aver accettato il nostro invito. Io vorrei partire da una provvidenziale coincidenza, ecco, padre Walter, diciamo così, perché San Camillo e Nicola D'Onofrio hanno la medesima radice abruzzese, ecco, partirei da questo davvero questa provvidenziale coincidenza, diciamo così. Sì, entrambi sono di origine abruzzese, uno nasce a Bucchianico, San Camillo, l'altro Nicola D'Onofrio nasce a Villa Magna. Due storie che si intrecciano, ecco, due figure che si intrecciano, così come abbiamo ascoltato nella breve biografia. Nicolino che conosce questo gigante della carità, questa grande figura, questo grande uomo attraverso un religioso camigliano, proprio attraverso questa croce rossa che affascina e folgora la vita di Nicolino. Come ogni camigliano, così anche per Nicolino, tende ad essere immagine di Cristo nella persona di San Camillo.
forse noi non ci riusciremo mai. E invece Nicolino ci è riuscito a coniare a essere immagine di Cristo secondo San Camillo. E lo è stato, a me piace sempre dire, così come ha vissuto San Camillo attraverso la sua quotidianità. Quando mi chiedono qualche cosa di interessante o qualche intervista su Nicolino, dico sempre che Nicolino non ha fatto nulla di straordinario. Proprio di solito viene definito come il giovane del sorriso, o meglio, attrae molto il suo sorriso, così come abbiamo visto anche nelle foto. Ma Nicolino è l'uomo del sorriso, del piccolo dettaglio. Ecco perché mi piace definirlo come l'uomo del piccolo dettaglio, come l'uomo della quotidianità, così come lo è stato San Camillo. E quel dettaglio per Nicolino è proprio Camillo, che ha incontrato nella sua infanzia e adolescenza. Essere sorriso di cielo, ecco. È bello definire Nicolino così, essere sorriso di cielo, cioè di quello amore smisurato per l'altro. Ecco come le due figure si sono coniate, perché Nicolino, sia dall'infanzia sia dall'adolescenza, non ha fatto altro che vivere quella carità di Camillo attraverso la sua età, ecco, attraverso la sua tenera età. Questo voleva Camillo, ecco, infondere l'amore, infondere la carità, il servizio, essere compassionevoli, essere il buon samaritano. Questo ha cercato e ha affascinato anche Nicolino nella sua vita, proprio nella terra d'Abruzzo, ecco, proprio tra Bucchianico e Villamagna. Anche sappiamo benissimo che Nicolino è sepolto anche a Bucchianico, nel santuario di San Camillo. Ecco, le sue spoglie riposano proprio lì dove tutto ha avuto inizio, dove la scuola di carità ha avuto inizio. Padre Walter, io penso che dovrei riprendere un pochettino quella parte iniziale di cui tu parlavi, di quella conformazione a Cristo. Pensavo stamattina, un po' vedendo ancora la figura di Nicolino, e voi avete questa spiritualità, che è quella proprio della dedizione totale all'ammalato, no? Il servizio totale. No, Padre Pio, ritornando un pochettino alla mente, diceva che lì, negli ammalati, noi troviamo la persona di Cristo. E direi che Nicolino, riprendendo quelle parole che dicevi tu, si è conformato a questi ammalati, quindi si è conformato a Cristo. Penso che, ecco, il Signore gli abbia dato l'opportunità di essere pane spezzato per loro, quindi di essere proprio Eucaristia. Beh, diciamo che l'incipit della santità di Nicolino prende robustezza proprio nel periodo della malattia, che è una tappa fondamentale nella sua vita, che vive anche senza agitazione. Non è un incidente di percorso, come possiamo pensare, ma è una tappa provvidenziale e fondamentale nella sua vita. Vediamo che Nicolino vive questa stagione della sua vita, questa tappa, ma davvero con abbandono nelle mani di Cristo. La vive da camigliano, ecco, possiamo dire così. È un giovane preoccupato non per quello che stava tanto vivendo lui, anche se questo non ci deve far pensare che non ha vissuto o non ha sofferto. È stato un giovane che ha sofferto così come tutti gli uomini, però l'ha vissuta da camigliano, essendo lui stesso al tempo stesso il samaritano, ma anche l'ammalato. E questo lo leggiamo anche nel suo diario spirituale. Lui nel suo diario era molto preoccupato, ad esempio, non tanto per la sua sofferenza, che accoglie come volontà, ma quanto per quella della madre, che vede un figlio, no, soffrire in quel modo. Una stagione, prima dicevo che la vive da camigliano questa sua stagione, sì, perché Nicolino è preoccupato solo e solamente a salvaguardare la sua anima. Infatti nel suo diario, voglio leggere questa brevissima frase, dice e scrive proprio qualche giorno prima anche della sua morte: ti amo Gesù, lo sai, non lo vedi quanto ti voglio bene, vieni a prendermi, Gesù aiutami. Quindi è vivere in pienezza questa stagione, e se lo vogliamo dire con i mistici, non fa altro che attraversare queste stanze per arrivare alla settima stanza, cioè perfezionare la sua anima.
una stagione, quella della sofferenza, che vive in completo abbandono anche nella preghiera. Completo abbandono nella preghiera a Dio e a Maria. Ricordavate all'inizio quel breve tratto biografico, no? L'obbedienza di andare a Lourdes, mm-hmm. non tanto per quanto per chiedere una grazia o un miracolo, se lo vogliamo definire umanamente così, ma quanto abbandonarsi totalmente alla Vergine. Beh, questo vivere questa stagione da Camigliano davvero affascina un po' la vita di Nicolino, perché coniare al tempo stesso l'essere samaritano e l'essere il malato, o essere il samaritano prima di tutto verso se stesso, non fa altro che rafforzare quella sua fede, rafforzare quella sua anima, perché lui cerca di salvaguardare in questa stagione l'anima, che è un po' quello che fa San Camillo attraverso i sofferenti, no? Farli morire in pace, ecco, salvaguardare l'anima di questi uomini. Senti, padre Walter, in un minuto ti chiedo qual è il messaggio che ci lascia Nicolino. Beh, il messaggio di Nicolino, che è anche quello di San Camillo, non è altro che quello di Cristo. E come dicevo prima, non è, il messaggio è vivere la quotidianità con santità. Ripeto, lui è una sua giovane età, era un ragazzo autentico nella fede vissuta, ma resa forte nelle opere di carità. Quindi davvero il messaggio che oggi vuole lasciare Nicolino ai giovani non è altro che questo: vivere con autenticità la propria fede attraverso le opere di carità. Bene, padre Walter, noi ti ringraziamo. Grazie, padre Walter, per essere stato con noi. E, davvero la storia di Nicolino ti affascina, ecco, nella sua semplicità, ma anche nella sua profondità più vera, ecco, che noi stamattina abbiamo provato a descrivere anche se in pochi minuti. E allora noi, fra Ezio, chiudiamo la nostra trasmissione. Grazie ancora, padre Walter. Grazie. Grazie e ritorniamo al centro, ecco, del nostro studio per salutarci. E io direi a questo punto di riprendere il messaggio della seconda figura che abbiamo trattato quest'oggi. È di padre Mariano. Esatto. E come la lascio pronunciare a te o la pronuncio io? Fai tu. La pronunciamo insieme. Facciamo insieme. Pace allora. Bene a Pace tutti. Pace bene, allora. Grazie.